Eccoci a nuovo appuntamento. Io sono Luigi Cassaglio e vi insegnerò come realizzare un piatto gourmet con gli ingredienti che Pipos ha preparato per voi. Cipolle primia, carote e sedano, insalata, pomodori, prezzemolo tritato, ceci primia, speck, burro, uova, sesamo, pan grattato, latte, farina per pane manitoba e lievito di birra. Oggi uniremo differenti culture in cucina. Faremo un falaburger, quindi un falafel all'interno di un panino, un bel hamburger con un po' di mediterraneità. Andiamo della ricetta. Primo procedimento, andiamo a mettere in ammollo i ceci. Aggiungiamo dell'acqua fredda. Una volta ammollate per 12 ore circa, le andremo a scolare, togliamo le verdure e li facciamo bollire. Prepariamo adesso l'impasto per il pane dell'hamburger, quindi in una ciotola di un impastatore aggiungiamo la farina manitoba, il lievito a contatto con la farina, agganciamo la macchina e azioniamo il tutto. Mentre è in azione aggiungiamo il latte intero, le uova, il burro, facciamo impastare e infine aggiungiamo sale e zucchero. Andiamo ad aggiungere a piacimento dei semi integrali, quindi girasole, papavero, sesamo. I nostri ceci sono cotti, li andiamo a scolare. Stendo i ceci e le verdure ad asciugare. L'impasto per il pane di hamburger è pronto. Ci bagniamo le mani e lo andiamo a togliere dalla ciotola. Come vedete è un impasto morbido ma molto elastico. Facciamo porzioni da 150 grammi circa. Lo andiamo a stendere e poi lo rincalziamo fino a formare una sfera. Andiamo poi ad aggiungere del prezzemolo tritato. Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Lo andiamo ad aggiungere a una ciotola, saliamo, pepiamo e poi prepariamo gli hamburger. Prepariamo adesso gli ingredienti per andare a panare i nostri falafel, quindi pan grattugiato e uovo intero sbattuto. Andiamo a preparare adesso la maionese fatta con aceto di mele e mela verde grattugiata. Abbiamo messo un tuorlo, aggiungiamo un po' di senape, un filo di sale e un filo di aceto di mele. Il pane, come avete visto, è pronto. Andiamo a spennellarlo con dell'uovo e un goccino di latte. Teglia a mezza altezza, forno statico, 175 gradi per 20 minuti. Mentre il pane cuoce, andiamo a friggere il falafel. Forno grill, 180 gradi per un paio di minuti. Ultimo passaggio, andiamo a fare l'uovo all'occhio di bue. Quindi imburriamo un copo pasta, una noce di burro sul fuoco, separiamo l'albume dal tuorlo, saliamo l'albume, lo rompiamo per farlo cuocere completamente anche dentro. Gli ingredienti sono pronti, quindi maionese alla mela verde, uovo all'occhio di bue, il panino integrale, il falafel, lo speck IGP croccante, insalata e pomodori. Possiamo impiattare.